trova un pretesto. Il baratto è considerato la prima forma storica di scambio commerciale di beni ed è dunque ben anteriore allo scambio monetario. Le persone, senza l'intervento del denaro, scambiano i propri beni attribuendo agli stessi un valore che prescinde da quello economico ed è piuttosto legato alla sfera dei ricordi, delle qualità dell'oggetto e della sua utilità. L'amore in fondo non è poi che un baratto, dai troviamo il riscatto. L'ultima domenica del mese, presso la ludoteca di Parco 2 Giugno, porta gli oggetti che non usi ma che sono in buone condizioni e ben funzionanti e piuttosto che tenerli chiusi in uno sgabuzzino o gettarli, potrai scambiarli con altri oggetti presenti al mercatino del baratto. Cambio avviene dopo le trattative solo se entrambe le parti sono favorevoli. Tutti i cittadini possono accedere al mercatino del baratto e gli unici oggetti che non possono essere scambiati sono generi alimentari e animali. Siamo con Nico Tedesco, uno degli organizzatori del mercatino. Allora, il baratto perché? Ma innanzitutto perché è un modo per incontrarsi, per ridare vita a degli oggetti che in qualche modo non hanno più vita a casa nostra, ma sicuramente possono essere utili a tante altre persone. Quindi in questo modo contribuiamo anche a ridurre la quantità di rifiuti che finiscono nei cassonetti. La creazione di un luogo d'incontro per scambiarsi anche, perché no, amicizia. Qual è l'oggetto più curioso che ti è capitato di vedere scambiato? L'oggetto più curioso che mi è capitato di vedere scambiato sono i pensieri. C'è una postazione che si chiama Baratta Pensieri, dove uno può ritirare un rotolino di carta con un pensiero e scrivere in risposta un suo pensiero a questo bigliettino. Ci sono anche moltissime cose utili, e questo credo sia più importante anche della curiosità: libri, CD, vengono scambiati oggetti. Per gli oggetti di particolare dimensione c'è uno spazio dove uno può lasciare un messaggio: frigoriferi, armadi, transatlantici, elicotteri, tutto quello che uno vuole scambiare. Quest'anno insieme al mercatino ci saranno altri eventi connessi. Quali sono le novità di quest'annata? Beh, noi vogliamo enfatizzare l'idea di piazza come spazio all'interno del baratto. Quindi ogni nuova edizione del baratto, che ricordo si tiene sempre l'ultima domenica di ogni mese, da qui fino a giugno, sarà caratterizzata sia da un tema, ci saranno come temi gli strumenti musicali, regali particolari per Natale, e poi ci sono degli eventi di animazione, ci sono manifestazioni musicali, manifestazioni di tipo letterario, manifestazioni di tipo teatrale. Quindi invito tutti a venire. Ottobre in particolare sarà caratterizzato da un laboratorio per costruire strumenti musicali a partire da materiali di recupero. Signori e signori, DJ Dirty presenta la Dirt Parade! Via Conte Giusso, perché qui le cabine sono di lusso. Strada la grava, perché qui qualcuno si lava. Via divisione da qui, sporco da qui sino lì. Dal coma proverò a riemergere dalle nebbie mie lisergiche. Oh Madonna, che ora era? Era oggi o ieri sera? 20 notti e poco giorno, me le sento ora che torno, ora che la fiesta è andata. Bacio, amore, gioia infinita. Come un rio, come... It's not a hill, it's a... Via Caldarola, perché qui a pulire una parola.
finalmente se magna. Beh, sono proprio curioso di assaggiare la cucina di tua madre. Vedrai, vedrai. Chi è? Papà, sono io. A bello dei papà, siete arrivati? Magda, dimmi. Sono arrivati i ragazzi, che faccio? Faccio entrare? E che le lasci da fuori, falli entrare. Belli di mamma. Venite, venite. Ah, finalmente assaggerai la fantastica cucina di mia madre. Beh, non vedo l'ora di provarla. Senti. Ecchi me. Voi mi dovete dire com'è? Che ci tengo. A proposito, questa storia di riciclaggio come funziona? Cioè, piatti di plastica, andole brutto. Beh, piatti, posate e bicchieri monouso devono essere gettati nel bidone dell'indifferenziato. Così come non si possono riciclare le carte unte per gli alimenti. A Ruggero, senti tu, fratello! La carta della focaccia devi gettare nel bidone normale! Cioè, giustissimo, sono sanguina. Allora, mi volete dire che cosa si può riciclare? Per esempio le bottiglie e i tappi di plastica, oppure le vaschette per alimenti. I vasetti di yogurt e di gelato dopo averli lavati, naturalmente. I tetrapack possono essere riciclati con la carta. E l'alluminio nei bidoni per la plastica. Stai attento a ciò che ricicli. Anche questo aiuterà a tenere pulita la tua città. Bari, ti ami. No, sono simpatici i tuoi, eh. Che bella maniata però, eh. Di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Gabbia verde, di rabbia, perché in mano non abbiamo solo sabbia. Verde, di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde, di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia.